sembra, Eva? Oh, bello. Che cos'è? Ma come, una veduta della costa di Cornovaglia. Oh, Harry tesoro, tu hai dipinto tutte le coste dell'Inghilterra e ancora non ho visto niente che ricordi un'onda. Ma non ti scoraggiare, persisti. Mi vado a riposare? Tu non capisci lo spirito dell'arte moderna. Hai dello stile, Peter. Un giorno diventerai il padrone del Los Angeles Record Telegram. Grazie del complimento. Fa 20 cent. Oh, mi correggo. Diventerai il cassiere. Tieni il resto. Grazie. Signor Clark? Sì? Chi è? Il mio nome non ha importanza, signor Clark, ma devo chiederle di venire con me. Dimenticherò di portare i miei appunti in America. È un onore per Coblenza che lei sia stato invitato al congresso. No, il vero onore è poter assistere al lancio dei satelliti. Quello è l'inizio di una nuova fase del progresso dell'umanità. Forse è il primo grande passo per stabilire comunicazioni con gli altri pianeti. Professore? L'aereo per l'America è alle 3. Ah, sarebbe un bel guaio se lo perdessi, no? Beh, professore, buon viaggio. E ci dia notizie di sé, eh? Grazie, dottor Smith, e arrivederci. Arrivederci. Professore, professor Beckner. Ma chi è che mi chiama? Professore, mi dispiace, ma dovrà interrompere il suo viaggio per l'America. Interromperlo? E perché poi? Non mi è possibile spiegarglielo. C'è fuoco! Il suo fucile non serve. Mi scusi, lei non è il professor Klaus Beckner? Ma che cosa facciamo qui? Dove siamo? Non lo so, stavo scrivendo un articolo nella redazione del Los Angeles Record Telegram. Qualcuno mi ha parlato e a un tratto mi sono svegliato qui. Era in America, io ero in Inghilterra. E io, mia cara, ero a Coblenza. Ma come? Il come forse noi non potremo mai capirlo. Piuttosto io mi domando perché. Da dove viene lei è evidente, mia cara. E anche lei, il soldato.
Gente della Terra, vi spiegherò il perché della vostra presenza qui. Ognuno di voi udrà le mie parole nella sua lingua nativa. Ma lei chi è? Dato che sono uno straniero per tutti voi, sarà più semplice che mi chiamiate lo straniero. Ma da dove viene? Il nome del pianeta da cui vengo vi è sconosciuto. Chiamatelo Sigma, uno dei tanti di un universo vicino. E dove siamo ora? Nello spazio. Io non ci credo. Guardi là dentro. È la Terra. Non abbiate timore. Ritornerete sulla Terra assolutamente incolumi. Inoltre, la vostra assenza durerà un tempo non percettibile dalle misure terrestri. Ma questa cosa non è possibile. State viaggiando con la velocità della luce. A tale velocità, il tempo, come lei sa, non esiste. Ah sì, teoricamente, ma in pratica... Perché ci ha portati qui? Se volete farmi il favore di accomodarvi, ve lo spiegherò. Voi siete qui in qualità di rappresentanti non delle rispettive nazioni, ma della intera razza umana. Lei allora è venuto sulla Terra per stabilire dei contatti? No, professore. Siamo qui per aiutarvi a salvare il vostro bel pianeta. Parla come se la Terra dovesse essere distrutta. Il pericolo è in atto. La vostra storia è una storia di autodistruzione. Avete ora ciò che credete la più micidiale delle armi, le armi atomiche. Se ora vi sterminerete, distruggerete anche la Terra. Questo non lo permetteremo, perché ci serve. Mi serve? Il sistema di cui fa parte il nostro mondo sta morendo. Il nostro Sole diventerà una stella nova ed esploderà. E perciò vi è necessario un nuovo mondo. Entro 35 giorni. E volete invadere la Terra? Oh no. Il nostro codice morale non ce lo permetterebbe mai. Né ci consente di sopprimere forme di vita superiori. Noi abbiamo deciso di prestarvi un'arma. Un'arma che vi permetterà di combattervi l'un l'altro senza distruggere la Terra. Essa annienta solo la vita umana, ma non danneggia niente altro. Vi sarà prestata per 27 dei 35 giorni che restano a noi. Se al termine di questi giorni, a mezzanotte del 27esimo, ora di Greenwich, non l'avrete usata, diventerà automaticamente innocua. Voi non sarete costretti a usare quest'arma. Ma sperate che l'useremo? Noi non speriamo in un'ecatombe. Solo ce l'aspettiamo. E se lei sbaglia, se i 27 giorni passeranno senza che usiamo l'arma, che cosa avverrà? La vostra razza vivrà, la mia morirà. A chi consegnerà quest'arma? Verrà consegnata un'arma a ognuno di voi cinque. Voi potrete offrirla se volete ai vostri governi. Ma sta a voi decidere, le armi sono vostre. Fatene ciò che volete. Professore, io capisco la sua curiosità, ma sono protette da un campo di forza. Ogni astuccio è regolato sul campo elettrico di ognuno di voi. Ora, professore, quella alla sua sinistra è sua. Ivan Godowski, poi c'è la sua. Eva Winget, ora la sua. A lei, Sutan. L'ultima è la sua, Jonathan Clark. Ognuno di voi ha nelle sue mani il potere di vita e di morte. Ogni astuccio contiene tre capsule. Sono le armi. Hanno un potere superiore a quello di qualsiasi arma creata sulla Terra. Ogni capsula emana radiazioni letali per un raggio di 2500 chilometri. Vi è perciò nell'insieme delle capsule più di quanto basta per cancellare la vita umana dalla Terra. Per usare una capsula,
Togliete la chiavetta, posate la capsula e scandite a voce alta latitudine e longitudine del centro della zona di bersaglio. L'energia così lanciata distrugge la vita umana. Non danneggia niente altro. Non può aprirsi con nessun mezzo ordinario, professore. Solo la vostra volontà può azionare il congegno d'apertura. Nessun'altra porta sulla Terra potrà aprire l'involucro. Ma quando l'astuccio è aperto, chiunque può togliere la chiavetta e qualsiasi voce può far funzionare le capsule. E se morissimo? Se uno di voi dovesse estinguersi, le sue capsule diverrebbero innocue immediatamente. Un'altra domanda, per favore. Abbiamo la sua formale promessa che se riusciamo a mantenere la pace per 27 giorni, la Terra non verrà più invasa? Ha la nostra promessa, professore. 27 giorni. Voi volete che impariamo in 27 giorni ciò che l'umanità non ha imparato in molte migliaia di anni. Ci imponete di vivere in pace o sparire. L'alternativa non è nuova, professore. Solo le armi. E dureranno 27 giorni. Riprendetevi, prego, i vostri posti e vi rimanderò sulla Terra. Jonathan, ho dimenticato il suo cognome. Dove abita? Clark, Los Angeles, California. Hai sparato tu? Sì, sergente. Che è successo? Mi era parso di vedere qualcuno. E c'era qualcuno? Io devo essermi sbagliato. Redazione, Clark. Jonathan Clark? Sì. Un momento, signor Clark. C'è una chiamata per lei dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra? Va bene, me la passa. Ecco, già in linea? Parlino pure. Il signor Clark? Sì. Sono io. Parla Eva Wick. Si ricorda di me? Oh, sì, certamente. Ma come ha fatto a trovarmi? Mi aveva detto dove lavora e perciò ha provato a telefonare. Senta, io la raggiungo in America. Sia ragionevole, signorina. Rimanga dov'è. No,
Partirò in ogni caso. Partirò stanotte. Dai, un momento. Ora non posso parlare. Buongiorno, dia, Frank. Ciao, John. Cosa mangia oggi? Una buona bistecca, bene al sangue. Benissimo. Ehi, John, aggiusta il televisore per piacere. È la trasmissione che non va. Questa è una comunicazione della più vitale importanza. Figuriamoci. Le comunicazioni televisive, radio e telefoniche di tutto il mondo sono state interrotte per consentire questa trasmissione. Popoli della Terra, sono uno straniero. Vi parlo dal pianeta. Che cosa vende? Dischi volanti? 36 ore fa, 5 membri della razza umana sono stati portati sulla nave spaziale da cui vi parlo. Essi sono stati poi rinviati sulla Terra con informazioni che interessano tutti gli esseri umani del vostro pianeta. Queste persone sono Eva Winkel, che vive in Cornovaglia, il professor Klaus Beckner, tedesco, Su Tang, della provincia di Kunming, Cina, Jonathan Clark, di Los Angeles, California, e il soldato Ivan Godowski della guarnigione di Cercotova. Soldato Godowski. Buonasera, signore e signori. Desideriamo confermare che la strana trasmissione che ha stupito il mondo è stata sentita in tutti i continenti del globo. Quanto alla domanda, era autentica? Noi riteniamo che la risposta sia sì. A quanto finora sappiamo, il misterioso straniero, chiunque e dovunque fosse, è in effetti riuscito a interrompere ogni genere di comunicazione sulla Terra per i pochi istanti durante i quali ha parlato. Il Ministero delle Comunicazioni l'ha confermato. I funzionari del Ministero asseriscono anche di essere convinti che lo straniero parlasse da un punto posto nello spazio al di fuori dell'atmosfera terrestre. Una cosa soprattutto assilla i milioni di persone che hanno ascoltato il messaggio. Dove si trovano i cinque i cui nomi egli ha comunicato? Che cosa sanno? Che cosa fanno? Qui nel nostro paese la ricerca di Jonathan Clark prosegue senza tregua. Clark è un giornalista e è sparito da un ristorante di Los Angeles durante la trasmissione dello straniero. E si crede si sia nascosto. Edizione straordinaria, ultime notizie. I marziani parlano dai dischi volanti. Sparito il giornalista Jonathan Clark, ultime notizie. Giornale. Edizione straordinaria. Ultime notizie, i marziani minacciano la Terra, edizione straordinaria. Sparito il giornalista Jonathan Clark. Ultime notizie. Non dica niente, non credevo che ce la facesse. Nemmeno io, come m'ha trovata? Non ho osato telegrafare. Ho atteso a tutti gli aerei in arrivo. Presto, pigliamo via. Sì. Ultime notizie, la polizia ricerca Jonathan Clark. Ultime. Dove andiamo? Notizie. A Hollywood. Edizione straordinaria. Funziona questa radio? Sì. Che roba è questa? Rock and roll. Un bel frastuono. È musica, dicono. Che c'è? Lei è cambiato. È naturale. E sono camuffato. Ah, si è tagliati i baffi, non è vero? Il meno che potessi fare in un caso simile. E ora che facciamo? Vorrei saperlo. Dall'una del pomeriggio sono diventato il pericolo pubblico numero uno.
Ma sarà bene nascondersi. Finché non avrò riflettuto, sì. E dove ci nascondiamo? Dove possiamo andare? Non possiamo uscire da Los Angeles, è impossibile. 3 minuti dopo la mia scomparsa, le uscite dalla città erano bloccate. Allora dove? Io conosco un posto. Forse andrebbe bene. Ma prima bisognerà fermarsi a comprare qualche cosa. Ma è un rischio. È un rischio che bisogna correre. Non è in grave pericolo, signor Ingram. C'è una leggera commozione, ma fra pochi giorni potrà parlare. Tanto tempo. Dovrò informarne il presidente. Mi scusi, il professor Carl Newhouse la desidera. Grazie, con permessa. Infermiera, senta. Come va Newhouse? Mi dispiace di averla distolta dai suoi studi. Come sta il professore? Un po' meglio. È riuscito a parlargli? Non ancora. Guardi, gli abbiamo trovato questa addosso, perciò l'ho chiamata. Vorremmo proprio sapere che cos'è. È qualcosa che lei già conosce? No. Potrebbe aprirle? Non lo so. Se si deve credere alla fantastica storia della nave spaziale, di queste ne esistono altre 4, di cui forse 2 oltre la cortina di ferro. Il soldato Kodowski. Farlo passare. Vieni avanti, soldato Kodowski. Hai avuto un grande onore, Ivan Kodowski. Sei il primo uomo del nostro paese che ha visitato lo spazio. Capisco come tu fossi un po' confuso quando il colonnello Gregor ti ha trovato. E gli ha avuto la strana impressione che tu stessi scappando. La trasmissione diceva che tu sei stato sulla nave spaziale 36 ore fa. Esatto. Perché non sei venuto a riferircelo subito? Avevo paura che nessuno mi credesse. Ho sentito che gli uomini dello spazio ti hanno affidato qualcosa di importante. Signor sì. Avanti allora. M'hanno dato solo quell'astuccio. È interessante. Le capsule a che servono? Io non lo so. Non lo sai? Non esattamente. Ci hanno dato solo gli astucci. A tutti? Lo straniero ve ne ha date senza dirvi a che servono? Ha detto solo che contengono il segreto di un grande potere. E non vi ha detto come usare questo potere? Signor, no. Capisco. Immagino che vi abbia spiegato come aprire gli astucci. Signor, no. Non vi ha detto niente? Solo che se io muoio, ciò che è nell'astuccio non avrà più valore. Molto interessante. Il tuo racconto deve essere registrato perché è molto importante. Spero che tu voglia ripeterlo in ogni dettaglio, vero? Certo, signore. Puoi andare. Hai sentito? Ho sentito. Tu sai cosa fare? Certo. Di corse? È l'ultimo posto a cui avrei pensato. Per questo l'ho scelto. È sicuro che nessuno verrà qui? Fuori stagione non ci vengono nemmeno i cavalli. Le piace? Sì. Su, andiamo. Molti guardiani? Solo 2, fanno ronde regolari, potremmo evitarli.
È sempre informato di tutto lei, eh? Beh, prima ero cronista sportivo. Ho sprecato qui un sacco di tempo e di soldi. Su, venga ora. Speriamo che si accenda. Benvenuta a Shangri-La, la nostra dimora per 25 giorni. Roba da matti. C'è da non crederci. Per fortuna non ci sono i cavalli. Ehi, coperte, belle calde. Quale alcova preferisce la signora, superiore o inferiore? Penso che prima di andare a dormire dovremmo disporre più decentemente l'arredamento, non le pare? Scompartimenti singoli, eh? Già. Gradisce un cocktail? Se insisti. Salute. Salute. Formidabile. Com'è che sa fare così bene il vermouth gin? Ah, è facile, non abbiamo vermouth. Pronta per la cena? Pane, burro e che altro? No, grazie, non ho fame. Vado a letto. Sì, anch'io. Perché non prende il suo cocktail e non va a guardare la luna? Ah. Jonathan. Perché non mi chiama solo John? Sì, è John. Voglio augurarmi che lei dorma sodo. Non mi muovo dal mio letto, se è questo che vuol dire. Esattamente questo. Avevo scordato che ci nascondiamo. Anch'io, confesso. Miss Winget è stata vista lanciare un piccolo oggetto in mare. Un giovanotto suo amico, Harry Bellos, che ha assistito alla scena, riferisce che la ragazza appariva sconvolta. Le popolazioni di Rockers Cove e di altre località della costa sono state evacuate per il timore che l'oggetto possa essere una mina. L'evacuazione delle popolazioni è stata fatta dei due côtés de la Manche. Le Quai d'Orsay ha annunciato qu'il y avait tutta una psicose d'inquiétude dans la région normande et bretonne. Le ultime notizie dall'Inghilterra confermano che vi sono stati esodi e tumulti. Un portavoce del governo inglese afferma che c'è da temere che Miss Winget abbia agito per ordine dello straniero. A quanto sembra, essa è nascosta col giornalista Clark, che è tuttora irreperibile. Gli inglesi ritengono che l'oggetto in questione sia un'arma. E la stampa londinese si sta domandando se tutti e cinque i prescelti dall'uomo astrale non provvedano per suo ordine a sistemare le armi in posizioni strategiche. Credeva che bastasse buttare via le capsule, eh? Ma un tale panico. Cosa si aspettava? Ragionevolezza? Disciplina? Calma? La paura della gente mi dà una pena profonda. È terribile. Il terrore li ha invasi. È una follia collettiva. Da che lo straniero si è insinuato nella loro vita tremano, ma di che cosa non lo sanno. Questa gente che le fa tanta pena è così piena d'odio che ci vincerebbe se potesse prenderci. Oh, lo so. L'odio nasce anche senza nessuna ragione. La gente odia perché ha paura. E ha paura di ciò che non capisce, cioè di quasi tutto.
Lei non stima granché il suo prossimo, eh? Qui si tratta anche della mia pelle. John. Sono tutto orecchie. Non c'è modo di sapere cosa sta succedendo agli altri? Ma cosa le salta in mente? Vorrei saperlo. Beh, speriamo di non saperlo. Per esperienza. Noi che abbiamo le più grandi menti scientifiche di tutto il mondo non riusciamo ad aprire una scatoletta. Ecco, mi spiace, ma resiste a tutti i mezzi noti alla scienza moderna, signore. Sapete cosa pensano i nostri amici inglesi? Pensano che sia un'arma. Nulla indica che le capsule siano... Io sto prospettando il pericolo che altre nazioni scoprano di che si tratta prima di noi. Mi pare che il pericolo sia intuibile. Noi continueremo i nostri sforzi. Dovete riuscire. Va bene? Niente ancora. Credi che mentisca? No. Non ha abbastanza fantasia per inventare una storia incredibile come quella che racconta. Allora ci nasconde qualcosa. Esatto. Ne abbiamo fatto ripetere la sua storia 100 volte. Deve avere un coraggio incredibile per resistere. Neanche la tortura è servita a niente. Bisogna assolutamente che parli. Asserisce che il contenuto della scatola diverrà inutilizzabile se lui muore. Ed è vero. La ragazza cinese. Le capsule si sono disintegrate quando è morta. Bisogna trovare il modo di far parlare Godowski. Lo troveremo. Gregor? Sì, signore? Crede che sarebbe molto difficile arrivare a Bechner? Me ne informerò, signore. Bugiardo. Sudicio, traditore, bugiardo. È un'arma. E tu pretendevi di non saperlo. Guarda, l'America è in possesso dell'arma astrale. I guerrafondai americani affermano che la conoscenza dell'arma astrale darà loro la supremazia assoluta e indiscussa sul mondo. Ivan Godowski, che ha negato alla sua patria l'informazione che poteva permetterci di difenderla dalla minaccia americana, è il peggiore dei traditori che il nostro paese abbia mai avuto. Devi dirmi la verità. Dimmi la verità, Godowski. Durerà molto? Per un po', ma certo tenga presente le sue condizioni. Devi dirmi la verità. Non sono in grado di dirla. Professore, mi domando se lei si rende conto del timore che assilla il mondo. È proprio perché me ne rendo conto che devo rifiutarmi di parlare. La Casa Bianca ritiene che lei dovrebbe darci un'idea degli intenti dello straniero. Non capisce che restando in silenzio lei fa aumentare ancora l'apprensione. Lo capisco, signor Ingram, ma disgraziatamente mi è impossibile fare altrimenti. Non ho altra scelta che rimettermi al suo giudizio. Però dovrei domandarle ancora qualcosa e mi auguro che lei voglia rispondermi. Lo farò se posso. L'agente spaziale costituisce una minaccia per la nostra società. Le ho già detto che la loro etica non permette loro di sopprimere forme di vita superiori. L'astuccio e il suo contenuto minacciano la nostra sicurezza. L'astuccio e il suo contenuto non possono di per sé stessi far del male a nessuno. Le ricordo, professore, che almeno uno, forse due ordigni sono oltre la cortina di ferro. Sì, sì. Dottor Newhouse. Abbiamo provato in tutti i modi ad aprirla e senza successo. Non siamo riusciti nemmeno a sgraffiarla. Proveremo ancora, ma la mia opinione è che non ce la faremo. Qual è il suo parere, professore? Io sono certo che se il più illustre scienziato atomico del mondo non è riuscito, vuol dire che non esiste forza fisica che possa avere ragione di quell'involucro. Tuttavia... Sì?
signor Ingram, le capsule sono un mistero anche per me. Ma ho la sensazione che mi sfugga qualcosa che lo straniero ci ha detto e che ora non mi riesce di fissare. Se lei mi permettesse di esaminarle bene... Date le circostanze, professore, questo è impossibile. Spero che lei capisca. Sì. Grazie, professore. Arrivederci. Professore, mi auguro che quando lei sarà meglio avremo il modo di parlare un po'. Gradirei sentire il suo parere su alcune mie teorie. E io, dottore, vorrei il suo parere su quasi tutte le mie. Grazie. Lei ha detto, non è vero, che nessuna forza fisica riuscirà ad aprire l'involucro. L'ho detto, ma vede, non è che il parere di un povero infermo. Grazie, professore. È l'ora della medicina, professore. Ah, è al cioccolato. Che ore sono? 11:15. Vuole andare da qualche parte? No. Speravo solamente di poter avere notizie. Non sappiamo niente del professor Beckner da 2 giorni. Se avesse parlato, l'avremmo saputo. Ma quanto dovremmo stare ancora qui nascosti come animali braccati? Non sono un boy scout e non lo faccio per sport. Crede che mi diverta nascondermi? È grossa, sono un giornalista. Ho in tasca la più grande notizia della mia carriera e non posso usarla. Allora perché sta qui? Forse per la prima volta in vita mia penso al mio prossimo e cerco di non nuocerli. E magari sbaglia. Perché non si occupa dei fatterelli suoi invece di giudicare me? Non mi interessano i suoi verdetti. Perché? Perché anch'io ho il diritto... Non sono di questo parere. Secondo me lei ha perso i suoi diritti quando ha buttato in mare le capsule. Mi scusi. Gli uomini, qualsiasi misfatto compiano, credono sempre che basti scusarsi. Siamo qui da 10 giorni e da 10 giorni non facciamo che litigare. È logico. Prenda 2 estranei e li metta in gabbia insieme, a spazzare, cucinare, parlare. In definitiva abbiamo tutti gli svantaggi del matrimonio senza goderne i vantaggi. Jonathan Clark. Ma è vero. È meglio che vada a dormire. Sogni d'oro. È stato in guerra. Ed era un soldato deciso? Come sarebbe? Ecco, se voleva conquistare un obiettivo, ci riusciva sempre. Questo mi piace. Come ha detto? Sogni d'oro. Buonasera. Buonasera, sono il dottor Stefan Meiser. Il dottor Holl ed io dobbiamo visitare il professor Beckner. Mi dispiace, abbiamo ordine di non far entrare nessuno dal professore. Allora questo annulla ogni ordine precedente. Parla Kelly, ditemi chi ha la targa New York 5F9836. Beh, contro questo nulla da dire, si accomodi. Grazie. Chi sono quei due? Il dottor Meiser e l'assistente. Ma se Meiser è a casa sua, presto!
Ma io non ho la scatola. Come vi devo dire che me l'hanno portata via? La scatola, professore. Ma io non ho la più vaga idea di dove sia e dovete credermi. Parla. Tutto bene? Sì, ma chi erano? Non credo che sia difficile indovinarlo. Beckner è incolume e ora sta riposando. Il comunicato ufficiale dice solo che due sconosciuti sono stati uccisi ieri sera mentre attentavano alla vita del professor Beckner. Ma si ritiene che i due attentatori fossero agenti stranieri che cercavano di carpire l'astuccio misterioso che pare sia stato dato a Beckner sul disco volante. Ripetono il loro avvertimento. I cittadini non si devono sostituire alla legge. Durante le scorse 48 ore, un uomo che rispondeva alla descrizione di Jonathan Clark è stato linciato. Ricordate, Clark è solo colpevole di non aver ubbidito all'ordine del Congresso di presentarsi alle autorità. Lei non è più di noi altri responsabile del panico che regna nel mondo. Tutti noi stiamo fuggendo davanti alle nostre responsabilità. Ostinato nell'errore da non poter più scorgere la verità. Non stimerei molto un uomo che non si ostinasse quando crede di aver ragione. Gli uomini così sono un pericolo. Può darsi. Quando lo straniero ci ha dato le capsule, il suo piano mi è sembrato assurdo. Sembrava ovvio che non si dovesse far altro che gettarle o nasconderle per 27 giorni. Anche la ragazza cinese e Ivan dovevano capirlo. Questo era troppo facile. Senza la trasmissione sarebbe andata bene. Già, ma c'è stata. E ora ci braccano come animali. Hanno cercato di ammazzare Beckner e Dio sa che cosa sarà avvenuto di Ivan e della ragazza cinese. Crede che se Ivan parla il suo governo userà le armi? È probabile. Già da tempo fra i due blocchi c'è la gara chi inventa l'arma più micidiale. In confronto a questa la bomba all'idrogeno è niente. Ora entrambe le nazioni hanno l'arma definitiva. E io ho creduto che bastasse nascondersi. Pensa di andarsi a presentare? Non so cosa pensare. Forse presentandomi contribuirei ad attenuare il panico. Non mi ha detto lei che il mondo si regge sull'istinto di conservazione e che la cosa più importante è di badare prima a se stessi? Molte mie convinzioni hanno cominciato a crollare in questi giorni. Per esempio, ero convinto che non esistesse una donna capace di farmi innamorare. Che cosa ha detto? È un modo un po' vile di ammetterlo, vero? E anche di esprimerlo. Forse un giorno te lo dirò meglio. Sicuro che non siano le circostanze? Sicuro. Abbiamo così poco tempo, solo pochi giorni, forse meno. Lo so. Sai, non sarà tanto facile andarci a presentare. Non si può andare in città e dire, eccoci qui. Forse quel guardiano.
No. Quando ci presenteremo voglio intorno un bel apparato di forza. Andiamo. Buongiorno. Sono Jonathan Clark. Potrà ragionare. Per un po'. Somministrargli pentatolo dopo solo 5 giorni è un rischio. Lei potrà interrogarlo, ma certo tenga presente le sue condizioni. Ivan, non hai motivo di spaventarti. Ora io so che tu volevi proteggerci dagli orrori della guerra, non è vero? Ma ti sei sbagliato. Le nazioni imperialiste hanno messo a punto le loro capsule. Noi siamo ora del tutto indifesi, a meno che tu non ci aiuti, Ivan. Tu e solo tu puoi salvare il tuo popolo dalla distruzione. Tuo padre ha dato la vita per difendere il suo paese. Ho qui una lettera di tua madre. Vuole che tu faccia il tuo dovere, perché il sacrificio di tuo padre non sia stato vano. Aiutaci, Ivan. Se non ti deciderai a parlare, saremo alla mercé dei nostri nemici. Vi dirò tutto quanto. Come possiamo restare qui con le mani in mano sapendo che Ivan ha consegnato le capsule nelle mani del suo governo? Vorrebbe forse che usassimo le nostre? Sarebbe il sistema per assicurare allo straniero il successo del suo piano. Lo straniero, tutte quelle sue panzane sulla loro alta moralità. Tutto un inganno. Ci danno un'arma aspettandoci che la usiamo. E ci vogliono dare ad intendere che sperano di no. Morale. Se fossero davvero tanto moralmente corretti, perché mai avrebbero preparato 15 capsule capaci di sterminare l'intera umanità? Credo che lei sia ingiusto verso lo straniero. Ingiusto? Volendo avrebbero potuto usar loro le capsule e prendersi il nostro pianeta. Ma Clark, pensi come dobbiamo apparire noi uomini ai loro occhi. Da che il primo uomo ne abbatté un altro con una clava, l'umanità ha dedicato più tempo a distruggersi che a qualsiasi altra opera di civiltà. Quelli del pianeta Sigma non pretendono giudicarci. Hanno solo resa più urgente la nostra scelta. Scelta a cui siamo di fronte da che è esplosa la prima bomba atomica. Ma ora più che di scelta si tratta di ultimatum. Credo che noi stiamo perdendo di vista un punto importante. Quale, professore? Se fossimo stati spiriti veramente civili, nulla sarebbe accaduto. Lo straniero ci avrebbe consegnato tutte le sue capsule e noi, appena ritornati sulla Terra, ci saremmo affrettati a buttarle nella fogna più vicina. O nel mare più vicino. E invece siamo ritornati sulla Terra terrorizzati. Perché? Perché sapevamo benissimo che mettere armi di questa potenza nelle mani dell'umanità era come mettere nelle mani di un ragazzo sciocco e indisciplinato una grossa mitragliatrice. Con questo non sappiamo ancora che cosa dobbiamo fare. Se mi lasciassero almeno analizzare quelle capsule. Ma hanno paura anche di me. Ha qualche idea? Non pretendo di sapere come funzionino quelle capsule. Ma se potessi avere in mano qualcuna di esse, forse... Forse cosa? Ho come l'impressione di sapere qualcosa. O che dovrei saperla. Volete venire con me, prego. Ci vogliono al Pentagono.
Il governo è molto preoccupato del fatto che un'altra potenza possa usare quell'arma. Noi speriamo, ora che sembra che non vi sia più nessuna ragione di tacere, che qualcuno di voi ci illumini. Ma diceva che non si poteva aprire. Nessuna forza fisica terrestre poteva aprire l'astuccio di mia pertinenza. Solo le mie radiazioni mentali. Oltre la cortina di ferro, solamente Ivan Godowski può aver aperto il suo astuccio. Essi sono in sintonia con gli impulsi elettrici dei consegnatari. Allora è tutto vero? Sì, è vero. D'accordo. Ma è stato affermato che queste capsule hanno potere distruttivo entro un raggio di 2500 chilometri. Tre capsule, quindi, potrebbero distruggere ogni vestigia di vita umana sul continente nordamericano, da Panama alla Baia di Hudson. E come si può crederlo? Credere che tanta energia sia racchiusa in un tubetto grande quanto il mio mignolo. Un tubetto che ubbidisce alla voce come un robot. Non posso crederlo. Ma allora perché lo straniero ci avrebbe dato le capsule? Quale più sottile trucco per provocare una guerra? Mettere questi oggetti nelle nostre mani e farci credere che abbiano gli spaventosi poteri descritti. Se lei ha ragione, dottor Newhouse, il piano è davvero astuto. L'unico modo per accertare se le parole dello straniero rispondono a verità è di provare una delle armi. E certo, questo non è ammissibile. E perché no? C'è una zona di oltre 3.000 miglia di diametro al largo della costa sudamericana. La prova potrebbe aver luogo in mare. Lei dimentica che l'esperimento richiederebbe una vita umana. Non possiamo usare un essere umano come bersaglio, sapendo che la sua vita potrebbe pagare il prezzo dei nostri dubbi. Signori, forse le nostre preoccupazioni sono esagerate. Sapete che abbiamo ancora 12 giorni. Se potessi disporre delle capsule per il tempo sufficiente per esaminarle e studiarle, potrei trovare un'altra via. Questo non posso deciderlo io. Signori, per il momento la seduta è sciolta. Vi avvertirò quando dovremo riunirci. Come vuole. Signori, noi siamo in grado di annientare ogni vita sul continente nordamericano se gli americani non si ritireranno dall'Europa e dall'Asia e non rientreranno nel territorio degli Stati Uniti. Però ciò comporterà una guerra che distruggerà noi quanto loro. Non ci sarà guerra, maresciallo. Se io lancio queste tre capsule, non resterà laggiù nessun essere vivente per dare ordini e nessuno per eseguirli. Come potrebbe esserci la guerra? Ma se gli americani ci dovessero precedere? La storia non le ha insegnato niente, maresciallo. Le democrazie sono pacifiste. Per decidere l'America a entrare in guerra non basta provocarla o minacciarla, bisogna bombardarla. Faranno certo qualcosa, però. Ah, certo, protesteranno e si indigneranno, faranno fieri discorsi e finiranno per fare ciò che vogliamo. Vi leggerò ora l'ultimatum che è già stato consegnato agli Stati Uniti. Si chiede l'immediato ritiro di tutti i civili e delle forze americane di terra, di mare e dell'aria entro i limiti del territorio continentale degli Stati Uniti. Pena la guerra totale. Il ritiro dovrà iniziare entro 48 ore, dal momento in cui il presente documento sarà consegnato al governo degli Stati Uniti d'America. Non è il loro popolo che parla, è solo un uomo. Non possiamo accettare. Se raduniamo tutte le forze in patria, essi potranno distruggerle con un solo colpo. Se iniziassimo l'evacuazione entro il tempo limite, mostrando di aderire alla loro richiesta, l'arma potrebbe scadere prima d'essere usata. Ricordate ciò che vi ho detto. Se quegli astucci non contenessero vere armi, cederemo gratis il mondo agli avversari. Se mi permetteste di fare un accurato esame delle capsule, credo che potrei... Mi dispiace, professore. La sua proposta è stata approvata, ammiraglio. Bisogna provare l'arma. Già abbiamo nella zona delle unità navali. Se partiamo in volo stanotte, l'esperimento potrà avere luogo dopodomani. Resta ancora da trovare un uomo quale soggetto. Per non allarmare la popolazione, la prova deve essere assolutamente segreta. Per questa ragione, ed ancor più per ragioni morali, non possiamo usare un condannato a morte e nemmeno richiedere un volontario. Bisogna ammettere che... Signori, sarò io il vostro soggetto. Davvero?
Sì. Quando ho saputo dell'ultimatum, mi sono sottoposto a una dose letale di radiazioni gamma. Potete verificarlo con un contatore Geiger, se volete. Ma, dottor Newhouse! Pensando che non mi avreste mai accettato come volontario, ho fatto in modo che voi non poteste rifiutare. Vedete, benché io sia nato in Germania, sono cittadino del Missouri e ci tengo a dimostrarlo. Ma, dottore, noi non possiamo sacrificare una vita importante come la sua. Non sono affatto sicuro che la prova riesca, ma se riesce, cos'è una sola vita contro milioni? Fermate le macchine, signor Zee. Le macchine sono ferme. Bene. Siamo sul punto, ammiraglio. Grazie, comandante. Questo è il limite della zona delle radiazioni. Il dottor Newhouse è qui, appena dentro il perimetro. La nostra posizione è questa, un miglio al di fuori del limite. Ammiraglio, si vede la zattera. Professore, l'ora è esatta. So perché, Clark. Perché in realtà non voglio che si apra. Le radiazioni gamma procurano una morte terribile. Latitudine 71 gradi, 25 primi, 13 secondi sud. Longitudine 150 gradi, 14 primi, 18 secondi est. A mezzanotte finirà il 27° giorno. Abbiamo quasi vinto. No, grazie. O siamo sulla soglia dell'annientamento. Se lei volesse usare queste armi contro qualcuno, quando lo farebbe? All'ultimo istante possibile, affinché il nemico non avesse tempo per la ritorsione. Esattamente. Ed è mia ferma convinzione che, a meno che qualcosa non lo impedisca, le armi che sono oltre la cortina di ferro saranno usate. È una questione di vita o di morte. No. Non vita o morte, vita e morte. Cosa dice? Credo di avere la soluzione. Che c'è, professore? Jonathan, bisogna che io abbia le sue capsule. Perché? Me ne occorre un'intera serie. E se contengono un messaggio segreto in un codice matematico. Jonathan, è indispensabile che io abbia anche le sue. Professore, non credo di poterlo fare. Ma è necessario. Non ha compreso.
Lo straniero ha messo un messaggio per chi è in grado di decifrarlo. Forse intuisco quale debba essere, ma non posso esserne sicuro senza la terza. La prego, faccia portare l'astuccio qui e poi decida. Ammiraglio, vuol far portare le capsule qui? Comandante. Vedete? Questi geroglifici. Li ho riportati su della Creta. Ho rilevato le iscrizioni delle due mie capsule residue, ma il messaggio è incompleto. Questi geroglifici significano qualche cosa? Sì, sono dei simboli matematici, alcuni mi sono ignoti completamente, ma in matematica c'è sempre una soluzione e io mi sento sicuro di arrivare a decifrarli. Jonathan, ci restano solo 5 ore. E ora dovete lasciarmi solo. Scusate. Signor Clark, spero che non abbia commesso un errore. Voglio sperarlo anch'io. Non so scacciare l'impressione che tutto questo non sia che un irreale, lugubre scherzo. La morte di Newhouse, l'astronave, lo straniero, le assurde giornate nell'ippodromo. Lo so. E ora questa strana crociera nell'Atlantico meridionale, mentre il mondo sta per sfasciarsi. Sembra tutto senza speranza. La crociera ha uno scopo. Se Ivan usasse le sue capsule e fossimo tutti in America, non ci sarebbe possibilità di rappresaglie. Forse è la giustizia divina che vuole tutto questo. Perché? Forse il cielo ne ha abbastanza di noi e ha deciso che non ci meritiamo quello che abbiamo. Che le creature umane non sono degne di vivere. Lo so. Ce ne sono alcune così care. Ecco qui i nostri bersagli. 2 minuti. Avete diramato gli ordini? Le truppe muoveranno non appena la terza capsula sarà lanciata. Presto il mondo sarà nostro. Latitudine, 29 gradi, 45 primi, 26 secondi nord. Longitudine, 95 gradi, 21 primi. Stupidi, non sparate! Se muore, le capsule diventano inutili! Prendetelo! Latitudine 45 gradi, 4 primi, 23 secondi nord. Senti. 12 primi, 12 secondi. Professore! Professore, smetta, professore! Si è chiusa a chiave. Professore, smetta! Professor Beckner! Latitudine 55 gradi, 45 primi, 18 secondi nord.
Longitudine 37 gradi, 37 primi, 14 secondi est. Professore, si fermi! Dove sono? Le ho lanciate. Ho spazzato il mondo. Ma non hanno funzionato. Certo no. Altrimenti saremmo tutti morti. Io credo invece che abbiano funzionato benissimo. Signore e signori, buonasera. Ecco il comunicato che l'umanità attendeva. Gli scienziati affermano che siamo stati bombardati da raggi provenienti dallo spazio. Informazioni pervenute da tutto il mondo annunciano morti improvvise e inesplicabili. In tutti i casi sempre gli stessi sintomi. È stato percepito un suono acuto, quasi ultrasonico, che provocava uno shock e una rapida agonia seguita da morte. So che è incredibile, fantastico, ma pare che i raggi abbiano colpito in tutto il mondo i maggiori esponenti delle ideologie che avversavano la libertà umana. Sì, ora il mondo intero potrà godere di una unità spirituale che non ha precedenti nella sua storia. I scettici forse diranno non potrà durare, ma noi preghiamo che duri. Sia ringraziato il cielo. Grazie a Dio. Al contrario di lei, Jonathan, non ho mai creduto che lo straniero potesse agire in mala fede. Come ha intuito che i raggi potevano selezionare i bersagli? Ieri mattina, nella mia citazione, ho usato la frase vita o morte, ricordate? Noi la credevamo fuori di sé. A bordo dell'astronave, lo straniero disse: avete nelle vostre mani il potere di vita e di morte. Significava che le capsule potevano darci la vita oltre che la morte. E ha pensato all'affinità spirituale come forza selettiva. Sì. Vedete, quasi ogni forma di energia, fuoco, elettricità, fissione nucleare, può essere usata in due modi opposti: come strumento di pace o arma di guerra, per il bene o per il male. Le capsule dovevano seguire la regola, logicamente. Lo straniero, quindi, non poteva darci una prova soltanto distruttiva. Dovremmo essere felici, ma non posso pensare a ciò che la nostra vittoria significa per gli uomini astrali. Sì, non si può immaginare maggiore tragedia, non solo per loro, ma per noi. Perché per noi? Noi eravamo a contatto con gli astri. Quanti mai secoli passeranno prima che ciò possa accadere di nuovo? Pensate quanto potremmo imparare da loro se potessimo aiutarli. Perché non aiutarli? Abbiamo vaste zone disabitate, giungle, deserti, calotte polari. Noi non possiamo usarle, ma loro forse sì. Ma non c'è più tempo. Ci sono 8 giorni. Finché gli attuali sentimenti regnano sulla Terra, non ci ostacolano le frontiere, la paura o il sospetto. Forse, sì, si potrebbe tentare. Ammiraglio? Scusate. Grazie, comandante. Dobbiamo incontrarci con una portaerei. Lei, signorina, e il signor Clark sarete riportati a Washington in volo. Signore e signori, non è necessario rammentarvi che nelle ultime 24 ore abbiamo trasmesso il nostro invito agli extraterrestri su tutte le lunghezze d'onda, nella speranza che chiunque possegga un apparecchio radio ricevente possa captare la loro risposta. Noi abbiamo richiesto al pianeta Sigma di rispondere al nostro invito entro mezzanotte. Già da oltre 5 minuti tutte le trasmissioni radio e televisive sono sospese per consentire la ricezione. Poiché il professor Klaus Bechner è colui che ha maggiormente contribuito all'instaurazione dell'armonia fra gli uomini per la prima volta nella storia, è più che giusto che sia lui a estendere l'invito finale. Professor Klaus Bechner. Parli, professore. Popolo dello spazio, qui è la Terra. Il popolo della Terra vi chiama. Noi vi offriamo la nostra ospitalità fraterna per tutto il tempo che potrà occorrervi. L'offriamo con fiducia e speranza. Per ora e per il futuro.
Questo invito vi viene da ogni nazione e da ogni razza del pianeta Terra. Se ascoltate, vi chiediamo di rispondere fra 15 secondi. Popolo della Terra, accettiamo il vostro invito. Veniamo a voi con gratitudine e amore. Vi portiamo il saluto di altri 30.000 mondi progrediti e vi diciamo che aspettano che andiate a visitarli tra le stelle.